Ciao a tutti, sono Moco88. Oggi sono qui con una fast review del mio ultimo acquisto fatto da IMEShop, che è una pagina Facebook dove vende oggettini, stickers, penne o comunque cose da cartoleria kawaii direttamente dal Giappone. E quindi ora vi faccio vedere un po' cosa ho preso io. Sono pochissime cose, però ci tenevo a fare questa review. Insieme al pacchettino, come al solito, lei include il suo bigliettino da visita con tutti i suoi contatti. Un bigliettino in cui, molto carino, vedete com'è kawaii, dove mi ha scritto: "Ciao, grazie mille per aver acquistato di nuovo da me, alla prossima IMEShop", e poi qui sopra mi ha scritto in giapponese "Arigato gozaimasu", o solo "Arigato", non so, che vuol dire appunto grazie in giapponese. Ed è delizioso questo bigliettino. E queste due sono le... E non ci sta nell'inquadratura. Queste due sono le cose che ho comprato io. Ma lei, che è veramente sia disponibilissima, una ragazza disponibilissima e gentilissima, mette sempre insieme ai tuoi acquisti un piccolo regalino. E questa volta mi ha regalato dei piccoli adesivi che poi mi mostrerò. Ma prima volevo mostrarvi quello che ho comprato io. Ho comprato questo piccolo memo pad che vanno moltissimo in Giappone, della serie Little Fairy Tail, e più specificatamente di Cappuccetto Rosso, che io adoro tantissimo. E vabbè, qua cosa c'è scritto? C'è scritto: "She went out to the deep forest for grandma's Grandma's aiuto for Grandma's visit." Andò nella foresta molto profonda e oscura per andare a visitare la nonna. E questo memo pad è composto da due... Ah, ma è un adesivo, penso. Sì, dovrebbe essere questa immagine qui, che fa comunque da copertina della memo pad. L'ho visto solo adesso perché è un adesivo che non penso che staccherò mai perché è troppo bello e poi fa da copertina. Questi memo pad di solito sono divisi, cioè nel senso hanno due disegni diversi per insomma. Mi sono già persa. Hanno due disegni. La carta ha due disegni diversi. Il primo è questo, che è carinissimo, che vabbè, è lo stesso della copertina. E poi quello successivo è questo qua, che è comunque carinissimo. E poi basta. E questo è il primo acquisto. Poi, come seconda cosa, ho preso questa penna graziosissima, che scusate se ve la metto così, ma almeno si vede tutta, che è rosa e ha un fiocchettino. E io uso tantissimo le penne e se sono graziose le uso anche più volentieri. E poi insomma è kawaii, è rosa, è fiocchettosa e quindi mi piaceva un sacco. Poi guardate anche la confezione con tutti i merletti, comunque con i pois tutti rosa, fucsia. La confezione anche è carinissima. E queste sono le uniche due cose che ho comprato, lo ammetto. Questo mio acquisto non è stato di un sacco di roba, insomma. Passiamo un attimo a vedere i piccoli adesivi carinissimi che mi ha regalato, che
veramente non me l'aspettavo, sono contentissima perché io adoro gli adesivi, come lo sapete. Come sapete, li colleziono anche. Ah, ci sono gli adesivi di questi pappagallini che sono coccolosi, cicciosi e pucciosi. Questo è uno. Ah. Questo è altro, sempre dei pappagallini pucciosi. Aiuto, non ce la faccio a prenderli, sono veramente piccolissimi. Guardatelo com'è carino, c'è anche il papillon già. Poi ah, ci sono animaletti kawaii. Questo è quello di prima. Sono veramente piccolissime, quindi se riuscisse a metterla a fuoco non sarebbe una cattiva idea. Vabbè, comunque è uguale a quello di prima, solo che c'è un cuore. Poi c'è questo. Aiuto, vorrei cercare di. Ok. Così si vede qualcosa, se non cade di sotto. Oh. Che si chiama Nyan March. Che ci sono tanti sì, galline. Stavo per dire galline. Sì, va bene. Che hanno in mano un cuoricino. Sono carinissimi. Poi c'è questo qui che oggi ho una fatica bestia, ragazzi. Che è un pinguino con il papillon anche lui. E porca miseria, non ce la faccio oggi. Ve lo faccio vedere così. Sì, però se mettesse a fuoco non sarebbe una cattiva idea. Ok, vabbè, non lo vuole mettere a fuoco, comunque un pinguino. Poi c'è questo graziosissimo gattino che tiene in mano un cuore. Con altri piccoli gattini, magari sono i suoi micini, attaccati ovunque, uno sulla testa, uno di lato, e c'è un graziosissimo fiocchetto sull'orecchio sinistro. Poi c'è questo che non capisco bene. Dai, su, metti a fuoco, ti prego. Ah, se ci metto la mano dietro lo metto a fuoco. Che è carinissimo comunque, anche se boh, scusate, oggi ho le mani di pasta frolla, come si suol dire. È un po' inquietante, però è carino comunque. Ora vi faccio vedere, cerco di farvi vedere quello di prima. Che, oh, si vede. Vedete? Un pinguino ciccione. Scusate se ve li faccio rivedere, ma magari così si vedono meglio. Poi c'è questo gattino. Grazie, dai, su. Gattino graziosissimo che canta con le note musicali. E infine è il gatto di prima, se ci fate caso. E il faccione del gattone bianco con il fiocchettino sull'orecchio destro sinistro. Insomma, questo qui è il mio ordine di questa volta. E che ripeto, sono poche cose, però sono molto contenta di queste cosine carine kawaii che ho preso e del regalino come al solito che il mio shop è molto gentile. Vi lascio in descrizione la sua pagina di Facebook, noi ci vediamo alla prossima.